L'Ifebrain ha lanciato sul mercato dei test che possono individuare le intolleranze, le sensibilità alimentari attraverso una valutazione genetica. Sì. Ben 108 alimenti vengono passati sotto la lente di ingrandimento. In cosa consiste Allora, questo test? per specificare, l'analisi che riguarda la predisposizione genetica a intolleranze e a sensibilità degli alimenti riguarda un numero limitato di alimenti e riguarda la intolleranza al lattosio, diffusissima, la predisposizione alla celiachia, intolleranza al glutine, e novità, le sensibilità ad alcuni alimenti che sono caffeina. Quando tu sei sensibile, mantieni addosso la caffeina che bevi più a lungo e hai irrequietezza, insonnia, ipertensione e cardiopatie. Sensibilità al sale e hai cardiopatie e ipertensione. Questo riguarda le sensibilità e le intolleranze geneticamente determinate, che sono quelle che abbiamo visto anche per gli atleti. Più sono state sdoganate dalle nostre conoscenze recenti le intolleranze alimentari. Perché succedono le intolleranze alimentari? Prima di tutto sappiamo che se si altera il microbiota succede che hai delle intolleranze alimentari, ma non solo perché hai disbiosi, perché si altera la flora intestinale, perché l'intestino è irritato. Quando c'è disbiosi, quando ci sono farmaci, quando c'è tanto glutine, per esempio, o quando si mangia sempre le stesse cose, l'intestino è irritato e emette una sostanza particolare che noi conosciamo da pochi anni, che si chiama zonulina. Cosa fa la zonulina? Noi dobbiamo pensare che le nostre cellule dell'intestino, questo è il lume intestinale, sono adese le une alle altre, addirittura ci sono dei ganci fra di loro, le giunzioni strette, e quindi passano solo sostanze molto piccole, elementari, zuccheri alimentari, amminoacidi, grassi alimentari. La zonulina cosa fa? Dilata le distanze fra le cellule, quindi passano batteri, passano tante tossine, c'è disbiosi e c'è soprattutto che passano molecole di alimenti anomali e quelle sono le cause infiammatorie e di stimolo del sistema immunitario che si chiamano intolleranze alimentari. Chi deve sottoporsi a questi test per conoscere la Allora, propria condizione di salute? le intolleranze alimentari danno questi sintomi che sono legati soprattutto alle disbiosi, che sono sintomi gastroenterici, dolori, pancia gonfia, meteorismo, diarrea e stipsi alternate, danno dei dolori muscolari, dei dolori articolari, dermatosi e mal di testa. E poi un sintomo particolarissimo. Dottore, oggi io mi sento gonfio, ritenzione idrica. Chi ha questi sintomi fa 108 alimenti. Perché 108 alimenti? Perché questo test che l'Ifebrain propone è un test serio, solido e non è come i test medievali che si facevano fino a pochi anni fa. Mettevi sotto la lingua un alimento e misuravi la conduzione elettrica della cute, medioevo. Oppure test che misuravano la reattività dei nostri globuli bianchi a contatto con gli alimenti. Non è medioevo, ma i globuli bianchi hanno 12 ore di emivita, quindi mangi il cioccolato la sera prima, il giorno dopo c'hai positività al cioccolato. 50 alimenti determinati per fare il test delle intolleranze, col test citotossico con i leucociti, 49 alimenti positivi, guerre stellari. I nostri test si basano sugli anticorpi 108 alimenti centrati sulla dieta mediterranea e sono così solidi che non sono di più di 10 le positività. Quindi è molto facile anche per un medico eliminare quegli alimenti dalla dieta.
Parliamo della celiachia, che è una patologia sempre più diffusa e piuttosto importante. C'è anche però una sensibilità verso il glutine, è così? Allora, la celiachia è una malattia geneticamente determinata e ci sono nel nostro test genetico la predisposizione alla celiachia che si sviluppa e ha un'azione autoimmune che distrugge l'intestino. 1% della popolazione. Invece, nel 2011, un grande ricercatore gastroenterologo italiano, Fasano, che lavora nel Maryland, ha riunito tanti studiosi italiani, ma tanti studiosi mondiali, a Londra e ha detto: guardate, non c'è solo la celiachia, c'è anche la sensibilità al glutine non celiachia. Queste persone non hanno una predisposizione genetica, mangiano tanto glutine e il glutine irrita, dà infiammazione blanda, ma dà infiammazione e dà gli stessi sintomi dell'intolleranza alimentare, dolori muscolari, dolori articolari, mal di testa, dermatosi, sofferenza intestinale, meteorismo e stipsi e diarrea. L'IBREN nei prossimi mesi proporrà un test che si chiama antigliadina nativa. È un test che il laboratorista usava 20 anni fa per fare diagnosi di celiachia. Poi ci sono arrivati dei nuovi test sulla celiachia molto migliori e questo test è stato messo nel guardaroba. E come tutti i cappotti, ogni tanto torna di moda. È tornato di moda. Il professor Volta di Bologna, grande gastroenterologo, che ha partecipato a quella riunione fantastica di Londra nel 2011, ha fatto una ricerca e ha visto che nel 60% dei casi di sensibilità al glutine non celiachia, questo test è lievemente positivo. Quindi facendo 108 alimenti per l'intolleranza e anche questo test, le persone possono evidenziare se ci sono intolleranze in generale e soprattutto se c'è sensibilità al glutine non celiachia.